Bentornati sul canale di Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua a farvi innanzitutto gli auguri di Natale. Ho deciso di fare questa recensione al volo perché ieri ero ispirato, ho detto cosa mi guardo stasera, era la vigilia di Natale, era il 24 dicembre, e allora ho detto guardiamoci o Krampus o Bird Box, che è un film di cui adesso parlano molti, che è su Netflix con come si chiama? Insomma, lei. Ho fatto un sondaggio sul profilo Instagram di Non Aprite Questo Blog, quindi iscrivetevi, e praticamente tutti hanno votato per Krampus, quindi ho deciso di vedere Krampus e fare la recensione. Krampus è un film di Mike Doherty con Adam Scott, che è una specie di attore comico, e Toni Collette, di cui abbiamo già parlato nei video scorsi grazie al fantastico Ereditari. Il film è del 2015 e insomma ha avuto delle difficoltà perché doveva uscire al cinema, è stato riposticipato all'infinito finché poi al cinema non c'è mai stato, e secondo me invece è un peccato perché è un film perfetto per Natale. Il film di per sé parla del Krampus, che è un personaggio mitologico da cui deriva poi la storia di Babbo Natale e tutti i miti su Babbo Natale. In realtà il Krampus è un antenato di Babbo Natale, un essere che invece che portare doni ai bambini più buoni arrivava per punire i bambini più cattivi, quindi le persone, i bambini più cattivi. Ci sono anche delle illustrazioni piuttosto antiche che lo raffigurano abbastanza inquietanti. Insomma, è una specie di uomo caprone con le zampe di capra, le corna, tutto vestito, sembra un po' un Babbo Natale cattivo. È un Babbo Natale cattivo fondamentalmente. La storia di questo film parla di una famiglia che fa la classica cena, insomma, ritrovo natalizio con i parenti, ci sono tantissimi problemi e conflitti tra di loro, e il figlio di questa famiglia, un ragazzino, perde, diciamo, fiducia nel Natale, in Babbo Natale. Questo suo atteggiamento, insieme a un gesto che lui compie, faranno sì che il Krampus farà visita alla famiglia. Il film sembra veramente una commedia, neanche un horror comedy, proprio sembra una commedia americana sul Natale. Ed è fantastico come, senza spoilerarvi troppo, a un certo punto c'è un twist, insomma, il film cambia profondamente e devo dire che ti prende di brutto. L'ho trovato veramente un film molto, molto divertente. Poi io adoro tutti i film che parlano di Natale, non so. A me piace lo spirito natalizio, mi piace il Natale, mi piace fare i regali, ricevere i regali. È una festa che a me piace. È una questione proprio mia, personale. Krampus, Natale non è sempre Natale, è un film diretto perfettamente, con una bellissima fotografia, però nell'insieme il pacchetto è molto, non so come, non vorrei dire plasticoso, però è il perfetto prototipo di film hollywoodiano. Da un punto di vista tecnico è veramente fatto bene, gli attori sono tutti bravi attori, ci sono due attori maschi adulti che sono due attori prettamente comici, quindi questo ti trarrà in inganno quando inizierai a vedere il film, perché ti darà l'impressione che il film sia un film comico. In realtà non è comico per niente, non si ride. E questa è una cosa sconcertante che l'ho trovata molto carina perché mi ha preso in contropiede. Non solo, ci sono tantissimi personaggi molto belli, realizzati molto bene, e ci sono a un certo punto del film, quando insomma sarete nel pieno dell'azione, vi sembrerà di essere in un film degli anni 80. Io ho trovato delle analogie con film come Chucky la bambola assassina o altre cose del genere, Gremlins, nel senso che proprio l'atmosfera che è riuscita a creare il regista con questo film è proprio quella dei mostriciattoli di Natale, proprio di quell'epoca lì, di quel tipo di mostri che venivano rappresentati negli anni 80, con appunto i Gremlins, le bambole assassine, mostriciattoli che escono di qua e di là. Insomma, veramente una roba, veramente un film che mi ha sorpreso. Questo è un film proprio che consiglio la visione. Tra l'altro è veramente veramente creepy, è veramente creepy. Insomma, non vi voglio spoilerare come finisce, però non è proprio leggerissimo come film.
E questo mi è piaciuto perché il film sembra tutt'altra cosa, sembra proprio un filmetto per Natale. Vi consiglio assolutamente di vederlo, lo trovate su Infinity TV, lo troverete sicuramente in DVD, Blu-ray eccetera eccetera. Vi linko qua sotto il link per acquistarlo o per vederlo in streaming. Questo è tutto per la recensione di, per questa velocissima recensione di Krampus Natale non è sempre Natale. E poi iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e vi auguro a tutti un Natale rosso sangue. Ci vediamo al prossimo video. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale!